Stai, come cazzo si mette sto berretto di merda? Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di Cody Academy versione natalizia. Là ci andrà un albero di Natale. Ora, quel periodo dell'anno che tutti voi starete aspettando, io lo aspetto solo per le ferie di lavoro, non per altro, sta arrivando. Se i miei calcoli sono giusti, dal momento in cui uscirà questo video, mancheranno 13 giorni a Natale, meno di 2 settimane. E tutti i miei vicini qua hanno luci, luminari, roba di Natale, e io no. Perché? Mi manca l'albero di Natale? No, in realtà ce l'ho, però dovrei andare in soffitta e mi scoccia. Tra l'altro, anche se andassi in soffitta a prendere l'albero di Natale, mi scoccia addobbarlo. E poi non saprei neanche dove cazzo mettermelo, a parte che in alcune parti del corpo, che vorrei evitare. Tra l'altro, di recente ho pure visto il video di Joe Pop in cui parlano dell'impatto ambientale che hanno gli alberi di Natale, sia quelli naturali che quelli sintetici, e io ho detto perché non ne facciamo uno virtuale, che ha impatto ambientale pochissimo, cioè il costo di mantenere il computer. Certo, qualcuno potrebbe dire, beh, ma lo schermo è stato fatto, quello schermo ha 10 anni. No. Quello schermo ha 15 anni, perché l'ho preso, credo, nel 2008-2009. Quindi già, diciamo, tutti i costi ambientali per farlo sono stati ammortizzati in questi 14 anni, 15 anni quello che sono. E funziona ancora talmente bene che dico perché non usarlo per questo video. Tra l'altro è talmente vecchio che ancora ha la porta VGA e quindi io ho dovuto mettere un adattatore per la connessione HDMI. Vabbè, piccoli dettagli, però dovrebbe funzionare, spero. Allora, come facciamo questo albero di Natale? Prendiamo una di quelle immagini cringe che troviamo su internet? No. Facciamo qualcosa che sia in ASCII art o in ASCII art, come dir si voglia, ovvero un albero di Natale fatto con i caratteri ASCII. Ma io non lo so fare. Abbiamo un problema. Però se prendessi l'intelligenza artificiale, tipo ChatGPT, e gli diremmo di farmi fare un albero di Natale in ASCII, me lo fa? Quindi quello che farò è prendere qualcosa che mi dà ChatGPT, lo mettiamo dentro un codice Python che poi lo facciamo in qualche modo animare. Facciamo accendere, spegnere le lucine, qualcosa ci inventiamo, dai. Qualcosa la troviamo. Allora, chiediamo a ChatGPT di farci un bellissimo albero di Natale in ASCII. Can you make me a Christmas tree with ASCII art? Vediamo che faccia GPT. Che cazzo ha fatto? Un siluro? Ma che mi prendi pure per il culo dicendomi I hope you like it? Ma no, non mi piace. Aspetta, vediamo. Puoi farlo un po' natalizio? Proprio un po' più nataloso come cazzo. Christmas, sì, proprio nataloso. Come c'è la petaloso, lo voglio nataloso. Vabbè, ha fatto un altro triangolo all'interno, quindi credo che questo aggiunge un tocco di felicità delle vacanze. Ma no, sono due triangoli, tra l'altro la base è pure decentrata. Vabbè, quella la posso sistemare, ma questo non è un albero di Natale. Ma possiamo fare questa cosa. Magari non abbiamo specificato le dimensioni, magari gli posso dire Can you make this Christmas tree better and larger up to 50 columns width. Vediamo se ce lo fa meno di 50 colonne. Ma ha fatto la stessa cosa, però più grande effettivamente. Con la base decentrata al contrario e qua neanche terminato. È terribile, è una merda. Chiediamo a Bardo. Can you make me a Christmas tree with ASCII art? Ci sta riflettendo. Ma dov'è l'albero di Natale? Regenerate draft. Ma questo non è un albero di Natale, è pit.
Can you make me a real Christmas tree in ASCII art, big at least 50 columns? Ci sta pensando parecchio. Perché ogni volta che uso o ChatGPT o questo Bard non funzionano mai? Come avete ben visto, con ChatGPT non sto avendo molta fortuna nell'avere un albero di Natale, quindi lo cerchiamo online. Allora, Christmas tree ASCII art. ASCII art, vediamo qua. Cos'è sta merda? Sembra un plug anale. Niente. Pacchianata. Che so stronzo qua. Merda. Tutta merda. Cazzo sono queste cose? Merda. Questo mi piace. Certo, dovrei togliere tutta questa merda, però mi piace. Allora facciamo così. Prendiamo, metto su Sublime. E poi devo togliere tutta questa merdaccia qua. Come la togliamo tutta questa merdaccia qua? Ecco, bravo Sublime che mi permette di fare queste cose belle. Mi ricordavo che c'è una combinazione di tasti che mi consentisse di selezionare dei quadrati. Questi magari me li tolgo manualmente. Vediamo che questo ha una dimensione ragionevole. Che cazzo è questo HGV? Togliamolo. Ora però lo dobbiamo mettere più vicino qua. Che cazzo è quello che mi sono rimasti? Facciamo così. Facciamo le prime righe. Perfetto. Ora abbiamo l'albero di Natale. Adesso faccio il codice e ci vediamo tra esattamente un secondo. Many months later. Dunque, ho finito di fare il codice. Non entrò tutto nel dettaglio del codice proprio parola per parola, però diamogli uno sguardo veloce. Qui ho messo l'albero di Natale in questa variabile. Qui ci sono i colori che uso per la stella sopra l'albero di Natale. Ne uso due così. E così si alternano ogni secondo. Io ho messo un frame rate di un secondo. E poi metto qua. Questi sono tutti i colori disponibili per le lucine di Natale. E che ovviamente prendo a caso. Sono tanti. Allora, questo è praticamente il codice, è solamente questo. Lo che faccio è tutto l'albero, o meglio, stampo l'albero riga per riga e poi ogni volta rifrescio il terminale, in cui di default lo faccio orange, quindi arancione, e poi vado a sistemare alcune cose in particolare, ovvero se siamo nelle prime tre righe lo deve fare del colore, diciamo, della stella, quello che dicevo poco fa, Star Colors. Se invece abbiamo un carattere che è una... cazzo si chiama un asterisco a una O, lo facciamo del colore delle lucine. Uso la variabile choice, così prende un colore a caso ogni volta che viene richiamato. Se siamo invece alla riga 20 faccio tutto verde, perché è la base dell'albero di Natale, che è questa. Poi qua abbiamo, se la riga invece è maggiore di 20, quindi siamo alla base, lo facciamo tutto questo dark orange, perché io ho stabilito che questo dark orange è il colore del vaso. Abbiamo questi caratteri che possesse la slash o backslash o l'underscore, lo facciamo verde, perché ho scoperto, guardando benissimo questo albero di Natale, che questi caratteri slash, underscore e backslash, non devo però scassare tutto, non rientrano nelle decorazioni dell'albero di Natale, quindi possiamo utilizzare, quindi questi facciamo verde. Ovviamente non entro nei dettagli come funziona la libreria Rich, però Stylize mi permette proprio di decidere il colore o di un sottotesto o anche di un singolo carattere. Benissimo pinguini, e quindi andiamo a vedere il risultato. Però prima di andare a vedere il risultato, io conosco una persona che vi vuole fare gli auguri di Natale, che io la prendo come mio ambasciatore per farvi gli auguri di Natale. E poi vi godete questa roba che ho fatto. Buon Natale, maledetto animale! Non lo so
se voi lo riuscite a vedere bene, però mi sa che non si vede benissimo. Che succede se io spengo la luce? Se in qualche modo lo vedete meglio, però non vedete me. In effetti è un video di Natale, quindi dovreste vedere l'albero di Natale, non dovreste vedere me. Vabbè, rimettiamo la luce. Lì c'è un albero di Natale, però ci manca qualcosa. Ci mancano i pinguini. Mettiamoci un pinguino là. Ne ho tanti, ne metto uno. E mi sto rendendo conto che non riuscite a vederlo bene. Cosa succede se faccio questa cosa? Questo è il video più raffazzonato che abbia mai fatto per questo canale. In qualche modo, io qua ho il feedback della telecamera, quindi riesco a vedere quello che vede la telecamera, in qualche modo non riuscite a vedere. Rispostiamo la telecamera con i potenti mezzi messi a disposizione dalla produzione, cioè i miei piedi. Magari questo lo posso spostare da questa parte. Scusa. Ok. E adesso è Natale, anche per me. Benissimo pinguini, io credo che questo video vi sia piaciuto. Ho deciso di portare un contenuto natalizio per Cody Academy. Benissimo, e quindi io vi rimando come al solito gli altri video che porto su questo canale. E vi ringrazio come al solito per aver condiviso il vostro tempo qui con me. E quindi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo.